L'innovazione, abbiamo vari modelli di innovazione. E oggi abbiamo due strade in Italia, secondo me due strade per innovare. Innanzitutto, come dicevamo prima, abbiamo tantissime cucine tradizionali, tantissime cucine regionali, e l'innovazione vuol dire attualizzare queste cucine. Attualizzare vuol dire renderle moderne. Io penso, un piatto di 50 anni fa non è moderno oggi, però se già noi cuochi ci mettiamo a lavorare su quelle ricette, le rendiamo moderne, come si fa con un computer? A un certo punto un software tu lo devi attualizzare, lo devi riaggiornare. Qui dobbiamo riaggiornare, perché le conoscenze sono cambiate, abbiamo una tecnologia incredibile, tutta una serie di ingredienti sono migliori. L'olio di oggi non è come l'olio di 50 anni fa. Certo. Se io penso a delle ricette abruzzese di montagna dove c'era sempre questa base strutto e queste verdure che erano cotte tantissime, oggi innovare vuol dire prendere queste ricette, le rivedo tutte e le riattualizzo. Oppure l'innovazione, quella che sto cercando in questo momento da un po', è quello di scrivere un mio linguaggio, di fare una mia cucina, una cucina di forte identità e dove c'è tanta innovazione, ma innovazione sempre per rispettare di più la materia e fare in modo che chi mangia la mia cucina non è spaventato, perché a volte l'alta ristorazione ha spaventato il cliente perché è talmente a volte un po' troppo esagerata, che chi mangia non è confortato da quella cucina, non riconosce quello che mangia e si spaventa. È un momento di splendore, è tutto un innovation. L'importante è lasciarsi andare alle esperienze, provare tanti ristoranti, ognuno ha la sua storia, ognuno ha la sua innovation. Questa sta formando la storia della gastronomia italiana, l'innovation personale. Allora, l'innovazione secondo me sta dentro ognuno di noi deve tirar fuori quello che è, tirando fuori quello che ha dentro, quello che è veramente, guardandosi veramente senza nessun filtro, riesce a tirar fuori qualcosa di vero e quindi qualcosa di innovativo, qualcosa di unico.